Ah, io volevo dire, loro sono venuti in due, io sto solo, non c'ho nemmeno la Moody, non c'ho nemmeno mia sorella. Io mi sono portato un personaggio che è una specie di mio replicante. Allora, anch'io ho una specie di regalo di Natale, perché lui si chiama Stefano Natale, d'accordo? Adesso te lo chiamo. Allora, Stefano, vieni un attimo Stefano qua. Natale. Stefano Natale, vieni. Una sorpresa di Carlo Verdone. Ma che vedete, uno delle due? Ed è uno? Allora, Stefano, allora, dobbiamo spiegare al pubblico che tipo di rapporto c'è tra me e te. Dai. Se c'è sta uno che gli hanno rovinato la vita sono proprio io, perché con sta storia e sta voce tutti sanno che faccio Verdone, invece è Verdone che fa me. Ah, ecco Stefano Natale! Allora, io... È l'ispiratore, la tua musa! Io ho voluto portare l'ispiratore dei miei personaggi. Ecco. Cioè, tutti Stefano, i soldi che ha guadagnato, la metà mi dovrebbe da me. I soldi che ha guadagnato? La metà, certo. Anche perché io so la storia di Stefano, e Stefano parla veramente così nella vita, e essendo amici abitavate... Racconta qualche episodio ultimamente, dai, che ti è successo. Cosa ti capita adesso che la gente... Vado al bar, che domando che è, me tanto è freddo, a tutti quanti via il panico, il bar è proprio... Una paralisi. E niente, io me ne vado e lascio il tè là. Rinunci. Ecco, ma il fatto che la tua voce sia questa, ma la gente pensi che tu imiti Verdone, ti avrà creato qualche problema? Ma anche sempre sul creati, lavoro, guarda, ma sempre creati. Pure quando andavo, per esempio, mi presentavo al lavoro, tutto serio, no? Io faccio il disegnatore, così è. Allora quello dopo un po' fa, vabbè, mo basta scherzare, sta sempre a fare Verdone, ma pari Verdone, capito? Il lavoro, vai! Non mi piace più sul serio. Racconta di relazione d'amore. Con le donne, no, io volevo sapere. No, è successo che una volta io non uscivo con una, allora ho detto a Carlo, senti, ci parli te che è meglio, no? Sì. Allora lui ci ha parlato. Perché lui non ci riusciva, ha detto, mi dai una mano per piacere. Allora io ho alzato il telefono, cioè ho fatto una indicazione stupenda. Come è andata a finire? È andata a finire che sono andata appuntamento. Che il giorno dopo ci sei stato? Ci sono stato, sì. Perché ti avevo fatto una cosa stupenda. Sì. Vabbè, come ci come ha visto, dice, sei stupendo, ma che belle cose che mi hai detto. Beh, allora anche dei vantaggi. Sì, anche dei vantaggi. Dei quando lui ti aiuta con la voce. Ma anche quando abbiamo fatto un pezzetto di Bianco Rosso e Verdone, che è la scena del quello con la nonna, che con le gambe, le gambe, le gambe. Sì, le sue gambe, quella è una storia che appartiene a te. Sì, ma è una storia che appartiene a te. È vero, è vero. Allora, perché lui c'ha proprio una nonna. C'ha la nonna. Allora, siccome la Moody non c'è perché è indaffarata in altre cose. Era meglio che c'era. Era meglio che ci stava. Io direi alla Moody di praticamente dedicargli una poesia. Va bene, sì. Gli dedichiamo a Silvia, come è nel film. E anche a mia sorella. Due strofe te, due strofe io, dai. Allora, chi inizia? Te, dai. Io? Sì, a dai. Silvia. Sì, dai. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale. Quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi. E tu, lieta e pensosa, illimitati gioventù salivi. Suonano le vie d'estanze e vedi intorno. Al tuo perpetuo canto. Allora che all'opera femminile intenta. Sedevi assai contenta. Intenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Era il maggio doloroso, aspetta. Aspetta. Era il maggio doloroso e tu solevi così menare il giorno. E ci fermiamo se non c'è meno il pubblico. Va bene. Ciao Stefano. Tutta la nostra comprensione che con la, vivere con questa. Io devo molto a lui, lo devo presentare. È una cosa terribile. È stata una bellissima. Io devo moltissimo a questa persona.